Eccoci arrivati alla metro di Antalya. Eccoci al nostro hotel. L'hotel è spettacolare. Eccoci al mare. E di qui il porto romano. Un'acqua spettacolare. Porta così, ovvio. Qui ad Antalya le ciambelle si portano così. È veramente spettacolare. A bordo del caicco, tradizionale barca turca. Stiamo uscendo dal porto di Antalya. Delle grotte spettacolari. Ciao! In lontananza dietro ad Anto. Bravo Anto. Vediamo le cascate. La nostra barca che sta cercando di fare manovra. Con Alfred che dirige il traffico e dà le direttive, siamo entrati in uno spazio minuscolo, siamo riusciti a fare il nostro parcheggio. Ciao! Adesso indietreggiamo piano piano. Siamo davanti al minareto e prima di entrare è giusto, è la norma, lavarsi i piedi e le braccia. Ecco qua. Tutti i tipi di kebab qua sul nostro tavolo, in un piatto solo. Wow. Con una vista fantastica del minareto più importante di Antalya e la torre simbolo di Antalya. Nel tentativo di prendere dei moroni. Anto, devi aggrapparti all'albero e portarlo giù. Eccolo qua. È questo coso qua. È caduto. Adesso si divertono in due. Adesso vale? In due, tre, quattro che si divertono. Ce l'ha! Eccolo qua col trofeo! Sembrava a Camilla, assaggialo. A Cancun. Ecco il meeting point del nostro hotel. La stanza com'è? Eccoci, io, Ante e papà. Siamo nella stanza insieme. Anto, dov'è che siamo? Non ho idea. Mi serve il nome della... Ma, aspetta, hai la cartina? Sì, ma non so dove siamo. Quindi? Siamo belli. Sicuro? Aspetta. Allora, siamo dalle mura. Vedi la via? Musica? Vi dico solo che questo è il centro. Uzi. Una bellissima via con gli ombrelli. Piena zeppa di ristoranti. Un negozio che vende tè. Ce ne sono migliaia. E li fa provare tutti. Come sono? Squisiti. Squisiti. Anto? Scusa, non ti riprendevo. Se lo diciamo io andrò a mio.
Sono tantissimi. E lui in 2 minuti te lo fa e te lo fa assaggiare. Ecco come si fanno i tappeti a mano e come li fanno loro. Guardate quanti. Ecco la macchina che abbiamo affittato. Papi, com'è? Bellissima. Bene, bene. Ops, c'è la mano. Se passa la polizia, fingiti un cane. Ma sta zitto, cane. A cuccio! Cuccio! Che spettacolo il mare! Honolulu baby, ballerò con te! Ecco i secondi al semaforo! No! Non si può dire che dice! Gatto! Minchia! No, più che altro non ci si può continuare quando sei all'acqua. Vai un po' a vedere se si può tirare. Togliti le scarpe gentilmente. Ma qua ci fa dentro quella nuova. Passa di lì. No, no, no. Non balla nemmeno. Beh, si toglie le scarpe. No! Fa il bagno. Calda, è calda, caldissima. Ha detto che è caldissima. No. No. Segna. Dov'è pulito? Adesso lascia le scarpe di là. Ah, vabbè, di qua, vabbè, però. Basta poi. No, no, non ci andiamo. Dai. Noi guardiamo il fiume con un piccolo aiutino. Là c'è il mare. Attenzione, qui ci sono le tartarughe e non si può pescare. E guardate lo spettacolo. Ciao! Abbiamo fatto arrabbiare le anatre. Papi, stai attento. Questa sera siamo sul Monte Olimpos e guardate che cosa strana c'è. La particolarità qua sono queste fiammelle di gas che escono dalla roccia e sono chiamate chimere. E sono proprio create non si sa come dalle rocce magmatiche. Sono proprio... cioè... non c'è legno, non c'è niente, escono da una roccia. Ecco, questa è ancora più grande e vi assicuro che scalda tantissimo. E in fondo, se vedete, c'è il mare dove abbiamo fatto il bagno prima. Infatti anche nell'antichità si vedevano dal mare. Questa sera si beve la birra tradizionale turca in un localino da narghilè con divanetti seduti in terra.